tutti amici di WeDrive e benvenuti in un nuovo video qui dal Salone di Ginevra. Ci troviamo nuovamente dopo aver visto insieme il concept tonale presso lo stand Alfa Romeo qui a Ginevra e abbiamo deciso di portarvi con noi a vedere la nuova Giulietta, perché l'auto quasi più di successo degli ultimi anni del brand del biscione milanese cambia in un restyling, potremmo definirlo, di fine carriera. Ci sono diversi dettagli che rendono questa Giulietta nuova rispetto alla precedente, però prima di farveli vedere vi invito ad iscrivervi al nostro canale ed attivare le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei video di WeDrive qui in diretta dal Salone di Ginevra 2019. Bene, ho deciso di parlarvi, ce ne sono due di Giulietta, di questa qui perché per me esteticamente è la più bella, in una inedita colorazione verde scuro chiamata Verde Visconti, una Giulietta dal design spettacolare, molto sportivo, nonostante sia comunque solo una motorizzazione diesel, quindi non c'è una versione, cioè lì c'è una versione veloce, ma questa qui comunque è la versione tra virgolette normale diesel con il motore 1.6 da 120 cavalli, mi sembra la più bella delle due. Calotte degli specchietti in grigio spazzolato, quindi un colore più satinato. Nella parte posteriore il cambiamento maggiore con un nuovo estrattore che va a contrastare col grigio e il verde della vernice, con la punta dello scarico in cromato. Nella parte laterale comunque l'auto non cambia, sempre maniglia al solito posto, in alto in perfetto stile Alfa per i sedili posteriori e classica maniglia per il sedile del guidatore. E adesso vi portiamo a vedere in anteprima, prima di sedermici io, alla scoperta degli interni di questa nuova Giulietta, disponibile anche con una motorizzazione 2000 da 170 cavalli. Entrambe le motorizzazioni sono Euro 6 di temp, quindi in perfetta compatibilità con la normativa, con l'ultima normativa europea. Gli interni in questo caso sono in un colore molto chiaro. Adesso vi porto a scoprire all'interno le rifiniture della Giulietta, quindi della ormai più piccola presente nella gamma Alfa Romeo dopo l'uscita dal mercato della piccola Mito. Non cambia granché, ve lo devo dire, cambia qualche dettaglio più che altro estetico e di materiali. Ora sto sentendo per la prima volta insieme a voi la qualità dei materiali, la pelle è discretamente buona, diciamo, ovviamente abbiamo visto qui al salone auto del calibro di McLaren, Rolls Royce, Ferrari. Non è a quei livelli, ve lo dico, bisogna essere sinceri, un po' dura come pelle, le plastiche sono le classiche che si trovano sulla Giulietta, senza però togliere validità al modello in generale. Una nuova cosa che è cambiata, a parte tutto esteticamente molto bella, al di là della qualità, un'altra cosa che è cambiata è nella plancia, cioè questo pannello che scorre per tutta quanta la plancia con questo design spazzolato in grigio chiaro che va a contrastare con lo scuro delle plastiche che si trovano nel resto della vettura. E in generale l'auto per il resto non è cambiata per niente, disponibile quindi con il cambio automatico TCT di Alfa Romeo. Per il resto l'auto è rimasta pressoché invariata, a parte quindi i nuovi dettagli estetici e le motorizzazioni Euro 6 di temp. Dunque, questo breve video a bordo della nuova Alfa Romeo Giulietta termina qui. Vi invito a farmi sapere i vostri pensieri riguardo alla macchina qui sotto nei commenti e ovviamente ad iscrivervi al nostro canale di WeDrive per non perdervi nessuno dei prossimi video qui dal Salone di Ginevra 2019.